si prevede, insieme al lavoro sulle condizioni di difesa, sulle tecniche, sulle loro applicazioni, si cerca anche un po' di ragionare insieme agli allievi per evitare addirittura di trovarci all'interno di certe situazioni o addirittura cedere, se è il caso, quando la minaccia non è così significativa. In ogni caso, anche qui i concetti principali che vengono espressi sono quelli di utilizzare il movimento del corpo per guadagnare un po' di vantaggio su leve, uscite, proiezioni, eccetera. Sì.